ci vogliamo soffermare, poi parliamo anche di altre cose naturalmente, sui premi, no? I premi li abbiamo visti, sono tanti, sono sicuramente così il suggello, il timbro se volete a un lavoro molto lungo e molto, molto complesso, però ci sono, Paolo, anche degli aneddoti, no? Qualcuno me lo raccontavi poi ieri, ce n'è uno che riguarda anche Mastocco, questo non me l'hai raccontato, quindi vorrei partire da quello, se non ti dispiace. Sì, scusa, solo un piccolo commento al video, no? Vedendo un po', perché poi chiaramente ci emozioniamo ancora tutte le volte che vediamo queste cose, quindi almeno a livello personale. Però il fatto di, quando parlavo prima, per fissare un po' i concetti, no, di questo cinema, comunque fa dei film diversi, adesso qui ne sono passate tantissime, quando vediamo, che ne so, la saga di Smetto Quando Voglio, il primo Leggi, il Grobo, lo stesso Amore Va la Vita, i film di Piff, no, gli ultimi tre film di Piff, ecco, questo è quello che voglio dire, cioè fare dei film che siano veramente un po' inconsueti, no, che abbiano delle forme diverse, era solo per dare poi dei nomi o degli esempi. Ma no, Emma Stone era, noi distribuiamo La La Land qualche anno fa, e film peraltro meraviglioso, e praticamente Emma Stone vince la Coppa Volpi, e quindi annunciano, appena ero l'unico che poteva andare via sta Coppa Volpi, quindi annunciano Emma Stone e arrivo io, c'è questo come cosa, questo uomo di delusione del pubblico, quindi un grande imbarazzo, ho dovuto prendere la Coppa Volpi e fare anche il discorso, quindi è stata una cosa un po'. No, penso, è chiaro che abbiamo avuto dei momenti di grandissima emozione, perché abbiamo vinto veramente tanto, e ci sono tanti, e io ho anche la fortuna, dopo forse vediamo una cosa, di essere stato spesso vicino poi al regista o all'attore che ha vinto questi premi, però ci sono un po' di aneddoti che diciamo che forse sono simpatici. Alcuni diciamo di forte emozione, altri abbastanza, ve ne dico uno ad esempio, quando stavamo a Berlino dopo aver vinto forse il premio che forse è più emozionante, perché è stato un premio e un percorso che è durato più di un anno, con Fuoco a Mare di Gianfranco Rosi, e quindi a parte che il dottor Bartolo, aver conosciuto il dottor Bartolo è stato uno dei privilegi che questo lavoro mi ha dato e ci ha dato, e penso questo di condividere questa emozione, questo sentimento con tutti i collaboratori di cinema. Bartolo ha dormito con il Leone d'Oro sul letto, poi siamo andati all'aeroporto e c'era sempre questo Leone d'Oro in mezzo, eravamo io, come? L'orso d'oro, e c'era questo orso da parte che ci davamo tutti con tutti al check-in eccetera, abbiamo fatto anche il check-in all'orso, poi siamo andati al bar e abbiamo messo questo orso d'oro sul tavolo, e quindi diciamo cazzeggiavamo, cioè eravamo contenti, distrutti dopo una notte di bagordi, a un certo punto andiamo sull'aereo, l'orso che ce l'ha, che non ce l'ha, l'abbiamo lasciato sul tavolino del bar, quindi cose abbastanza particolari. No, e poi insomma delle emozioni, fare che ne so, all'ultimo Festival di Cannes, andare, non so, verso la premiazione in macchina con Benigni, piuttosto che salire, no, appunto alla Monte dei Marci, sapendo di aver vinto un premio ma non sapendo quale premio, che posso, aspetta, poi me l'ero scritta qualche aneddoto perché penso che erano simpatici da raccontare, adesso qui sono un momento, ecco, un aneddoto diciamo commovente fu quando presentammo a Milano l'anteprima del film su Piazza Fontana, e si avvicinò un signore un po' claudicante che insomma mi disse: no, ve la ringrazio per questo film che avete prodotto, ed era uno dei cassieri di Piazza Fontana, quindi quello fu un momento, c'erano anche le famiglie di molte vittime, quindi quelli sono momenti diciamo sicuramente emozionanti, oppure quando all'anteprima del film appunto Sempre Fuoco a Mare a New York c'era Gianfranco che faceva il Q&A, e diciamo io stavo in fondo, diciamo, lì c'è anche uno dei miei produttori, Paolo Brocco, e la gente uscendo dal cinema ringraziava per quello che avevano visto, quindi a New York, in America, quindi come dire, una realtà comunque molto molto lontana rispetto a insomma, quello che è l'Europa o la problematica di cui quel film parlava. Oppure quando tornammo da Berlino con i fratelli Taviani, che all'aeroporto li aspettavano delle persone con la bandiera italiana, perché erano tantissimi anni, no, che l'Italia non vinceva l'Orso d'Oro. Oppure che, ad esempio, ecco, un'altra cosa sempre legata a Fuoco a Mare, pensate andare all'Oscar con Fuoco a Mare,
eravamo insomma sembravamo un po' una squadra di persone un po' in vacanza, no, lì all'Oscar, e mi ricordo la sera prima della consegna degli Oscar ci sono i vari candidati delle varie sezioni, c'è una presentazione in quel caso di fronte a tutti i documentaristi, quindi quelli che avevano votato, quindi veramente esperti di quel prodotto, e mi ricordo c'erano cinque documentari, una cinquina, di cui quattro americani, dei mostri prodotti da uno da Netflix, uno da Disney, uno, e l'applauso più caloroso fu proprio per formare Gianfranco Rosi, al di là che poi ha vinto un altro naturalmente. Quindi insomma, ci sono stati veramente tanti momenti particolari.